Salve a tutti cari ragazzi Alfa Gamer e benvenuti in questo nuovo Monday Talk. Ragazzi, non siamo qui, non è solo la recensione del case, della recensione del case, tranquilli, non mi sono mai dimattito. Vi volevo solo far vedere un po', siccome vi ho parlato delle modifiche che ho fatto al mio computer, che cosa ho modificato, mi sembra giusto che ne partecipi, visto che l'ho detto nell'ultimo vlog più e più volte. Bene, finalmente tutta la componentistica è arrivata, è tutto assemblato e cosa ho cambiato? Innanzitutto il case, che avete visto, la recensione o la... no, anzi, mi correggo. Sì, l'avete... escono allo stesso giorno, quindi dipende quale video state guardando prima. Uno esce la mattina, uno esce il pomeriggio. Quindi se siete già... siete in ritardo, avrete visto prima la recensione, se no avete visto prima il Monday Talk. Quindi ragazzi, vi ho spoilerato cosa uscirà oggi pomeriggio, spero. Ok, cosa ho cambiato innanzitutto? Il case... di case, che è il Corsair Obsidian 750D. Ho cambiato il dissipatore, è passato un dissipatore liquido H80i con doppia ventola, e qua l'ho messa scheda video, di cui qui vedete il bellissimo tipo semitirante per farlo stare in posizione, ed è la 6990 con il dissipatore che è il twin turbo della Accelerator Twin Turbo, scusatemi, intreccio nel dirlo. Poi cos'altro ho cambiato? Niente. Ho toccato qualcosa? No. È rimasto invariato, sempre 16 GB di RAM, i 5 con ASRock Z87.4. Vabbè, qua c'è una scheda di IO, ho una scheda di rete di espansione che tra l'altro vado a rimuovere perché non mi serve più. Ce la andrò a rimuovere, poi c'è una scheda firmware, che forse probabilmente rimuoverò anche quella, non so se mi servirà, casomai mi adatterò in altri modi. Alimentatore che passa dal vecchio GX650 con certificazione 80 plus bronze, che no, tra l'altro non modular, ha un Silverstone 850 watt full modular, quindi completamente modulare, con certificazione 80 plus bronze. Veramente è veramente un bel alimentatore, mi piace veramente tanto e sembra che è abbastanza efficiente, cioè non ho avuto problemi di efficienza, cali, cioè ha funzionato tranquillamente senza nessun problema, riesce, è riuscito ad alimentare con 850 watt tranquillamente sia la 90 che tutto il sistema che c'è qua ora. Quindi queste sono tra l'altro, ragazzi, le principali novità. Devo dire, la 90 veramente non è una scheda video. Voi mi direte, ma perché si passa dalla serie 7000 e 70 alla serie 6000? Perché se voi fate un attimo un confronto, le prestazioni, nonostante ho una 78 e 70, sono nettamente superiori di questo. Perché? Perché questa è una 2GPU. Sostanzialmente è come un cross di 6970. Ora, è un cross su scheda, il che cosa comporta? Che in realtà le due CPU lavorano, secondo me, almeno questa è la mia impressione, a una velocità nettamente inferiore di un classico cross. Tanto che abbiamo sperimentato a fare un cross di 6990, non è che c'è un aumento di prestazione, tanto è la potenza di questa scheda. Quindi devo dire veramente, sono molto soddisfatto. L'unica sfortuna è che non mi migliorerà, penso, più di tanto per quanto riguarda il montaggio video, perché io non riesco a comprendere come mai la maggior parte dei software di editing video non sfruttino la GPU ma usino la CPU. Faccio l'esempio, io tendenzialmente monto con Sony Vegas e mi renderizzo utilizzando la CPU. Questo non ho ancora capito il perché. Perché se sfruttasse la GPU, beh, sarebbe un netto incremento di prestazioni, anche perché la GPU è fatta per computare la grafica, la CPU è fatta per computare le operazioni di calcolo, tendenzialmente, almeno negli ultimi tempi. Vabbè, che permettiamo sempre che la mia CPU ha anche una GPU integrata, come ormai quasi tutte le ultime CPU di Intel e di AMD. Quindi è vero che ha anche un processore dedicato alla computazione della grafica. Però, questo è quanto. Altra cosa che ho perso ovviamente col tempo, non l'ho voluto io montare, perché potevo montarlo qua in fondo, nonostante ho il dissipatore qua, che sono proprio al massimo, il lettore CD DVD, masterizzatore, ma ho preferito prenderne uno, non so se voi lo vedete, qui esterno. Semplicemente perché non mi piace il frontale continuo, non sono molto propenso, diciamo, all'interromperlo, perché vi spiego, il 750D quando andiamo a rimuovere uno slot frontale ha tipo dei bordi, perché in realtà lo slot è, cioè il frontale è più largo dello slot, anche per
consentire il passaggio dell'aria per le ventole frontali. Quindi questo comporta un design, diciamo, non proprio piacevolissimo secondo me quando si va a rimuovere. Anzi, sarebbe bello avere quasi quasi una versione completamente liscia del frontale, cioè magari che si smonta direttamente da sopra, questa parte qua si smonta direttamente dal lato, anzi magari avere lo spazio completo per le ventole. Potrebbe essere un'ottima... non mi si aggancia, ok, è un'ottima idea per una variante, mi si aggancia la frontale. Quindi ragazzi, sono rimasto con i miei bellissimi due hard disk e i miei classici segreti Barracuda che non mi abbandonano, non mi tradiscono ancora mai da tanto tempo a questa parte. Penso che ce l'ho da quando ho iniziato a fare video su YouTube, per dirvi, quindi ormai è più di un anno che lavoro incessantemente, specialmente quello del rendering, anche per realizzare altri video, quindi che non c'entra sul canale, ok? Quindi devo dire che, beh, questo è il mio PC. Se volete domande su funzionamenti, su come vanno certi componenti, se secondo voi avete... perché hai messo questo, perché hai fatto questo, perché hai fatto quest'altro, non esitate a chiedermelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel mi piace e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!